una scelta fuorviante tra stanca retorica difesa da una parte di un'Europa che ha mostrato gravi carenze e storture nel cammino della sua integrazione e dall'altra parte agitazione distruttiva contro l'euro e contro l'Unione. Sì, puramente distruttiva, anche se in nome di un'immaginaria altra Europa da far nascere sulle rovine di quella che abbiamo conosciuto. No, i termini della scelta non sono questi. Infatti, posti di fronte a una drammatica crisi finanziaria. Giorgio, prego. Vielen Dank. Grazie. Ma a volte succedono questi intermezzi, ora può proseguire, prego. Abbiamo contestato Napolitano e qualche anima bella si stupisce. La russa dice che andiamo contro l'Italia, il ministro Mauro, quello che cambia un partito a settimana, dice che siamo una vergogna. E Sassoli, l'ex vice direttore del TG1, guarda caso questi passano dalla RAI al Parlamento e viceversa, dice che siamo sei pagliacci leghisti. Sassoli chi? Quello che è 602esimo su 766 parlamentari per attività parlamentare, mentre il sottoscritto è 500 posizioni più avanti, quello che ha fatto 53 interrogazioni, mentre il sottoscritto ne ha fatte 155, quello che ha fatto 27 report come emendamenti, mentre il sottoscritto ne ha fatti 105, quello che ha fatto 37 interventi in aula in quasi 5 anni, mentre il sottoscritto ne ha fatti 102, a voi scegliere chi è il pagliaccio.